Cari amici, Papa Francesco, nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, celebrata lo scorso 1° di settembre, mette in chiaro fin dall'inizio che è giunta l'ora di usare misericordia verso la terra. Cristiani e non, scrive il Papa, persone di fede e di buona volontà, dobbiamo essere uniti nel dimostrare misericordia verso la casa comune, la terra, e valorizzare pienamente il mondo in cui viviamo come luogo di condivisione e di comunione. Addirittura, per far comprendere la gravità della situazione, Papa Francesco si permette di proporre un completamento ai due tradizionali elenchi di 7 opere di misericordia, aggiungendo a ciascuno la cura della casa comune. Papa Francesco unisce sempre la cura del creato con la cura che dobbiamo avere per l'umanità in generale, ma per i poveri in modo particolare. Così scrive il Papa. Con questo messaggio rinnovo il dialogo con ogni persona che abita in questo pianeta, riguardo alle sofferenze che affliggono i poveri e la devastazione dell'ambiente. Dio ci ha fatto dono di un giardino rigoglioso, ma lo stiamo trasformando in una distesa inquinata di macerie e sporcizie. Non possiamo arrenderci o essere indifferenti alla perdita della biodiversità e alla distruzione degli ecosistemi, spesso provocate dai nostri comportamenti irresponsabili ed egoistici. Per causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza, né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto. E ancora, scrive il Papa, il pianeta continua a riscaldarsi, in parte a causa dell'attività umana. Il 2015 è stato l'anno più caldo mai registrato e probabilmente il 2016 lo sarà ancora di più. Questo provoca siccità, inondazioni, incendi ed eventi meteorologici estremi, sempre più gravi. I cambiamenti climatici contribuiscono anche alla straziante crisi dei migranti forzati. I poveri del mondo, che pure sono i meno responsabili dei cambiamenti climatici, sono i più vulnerabili e già ne subiscono gli effetti. Quando maltrattiamo la terra, la natura, maltrattiamo anche gli esseri umani. Per questo Papa Francesco invita soprattutto i cristiani a riconoscere che distruggere il pianeta è un peccato che va confessato ed espiato. Papa Francesco dà i seguenti suggerimenti. Per i singoli individui si tratta di fare un uso oculato della plastica e della carta, non sprecare l'acqua, cibo ed energia elettrica, differenziare i rifiuti, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico e condividere un medesimo veicolo tra più persone. Agli uomini di potere Papa Francesco ricorda che l'economia e la politica, la società e la cultura non possono essere dominate da una mentalità del breve termine o della ricerca di un immediato ritorno finanziario o elettorale. Esse devono invece essere urgentemente riorientate verso il bene comune, che comprende la sostenibilità e la cura del creato. Cari amici, preghiamo ed impegniamoci per custodire questa straordinaria casa comune, la terra, che Dio ha donato all'umanità. È tutto per adesso, ciao e Dio vi benedica sempre.